non arriva proprio niente, perché veramente prima arriva tutto, quasi tutto a livello comunale, ma adesso diventa così, come che tengono il centro sociale del comune, allora i fondi loro li danno loro all'officina della pace del comune di Ercolano, e ci troviamo molte difficoltà. Quest'anno abbiamo dovuto aumentare, niente meno, a 50 euro all'anno e abbiamo perduto purtroppo. Abbiamo perduto parecchi soci non si sono iscritti, se ne sono andati via all'Officina della Pace. Questa situazione certamente non è brillante, perché con questo sistema di cose penso che noi soci ne perdiamo ancora, se aumentano, perché ci sono quelli più bisognosi, non riesco. Quando c'era Don Antonio, diceva i bisognosi vengono da me, io ci do il tesserino. Ci sono i tesserini, già disse, vengono a mettere, adesso questo non c'è, perché noi dipendiamo da questa organizzazione, noi siamo un po' soggetto a loro entrata, alla loro uscita, loro portano loro tutto il quando stavo prima c'era l'amico Davide, eravamo noi l'amministrazione, quest'ultimo parecchi anni, l'amministrazione noi portava bene, perché Davide, De Gaetano era un ottimo amministratore. Un amico molto, ma fatto un buon cammino di film, anche l'amico Davide. Don Nicola, noi vi ringraziamo di questa intervista, di queste belle cose che ci avete detto. Un'ultima cosa, ma come attività del centro, allora, a livello spirituale, a livello turistico, si girava? Sì, allora sono passato quasi tutte. Gli altri, parecchi amici del Consiglio Pastorale a fare questa catechesi. Adesso attualmente sono 2 o 3 anni che c'è l'amico Rosario Velotti, è un buon amico veramente, un ragazzo che ci ha messo tutto il suo. Vieno lì, lascio tutto un sacco di appuntamenti con tante cose che tiene da fare. Viene il venerdì puntuale e non voglio incriminare gli altri, per lui hanno imbroccato bene queste persone, gli anziani del centro sociale. Gli fa capire di tanta maniera, di tanta maniera, fa veramente un ragazzo che tutti quanti non tengono niente, tengono tutti da dire delle buone parole perché sta dando dei risultati. Però speriamo che non si spegne ancora questa tutta una fiamma che è rimasta accesa di questa catechese, perché se non si alimenta la fiamma si spegne. E penso che anche il fatto di questa catechesi. Ci sono sempre quelli là, perché dal centro sociale ci sono pure quelli che dicono come fa questa catechesi, che sono state loro sono state anche aiutate, però alcuni mantengono sempre un po' la loro linea. Mi dispiace per le persone che a questo momento hanno dato molto e stanno dando ancora, che non ricordo i nomi, però gli vengono nel pensiero, gli vanno nel pensiero che loro hanno sempre collaborato anche loro. A questa, per vivere ancora questo centro sociale e speriamo che viva ancora negli anni degli avvenire, sempre con la mano di nostro Signore. A livello turistico vi muovete ancora? Qualche gita, Sì, qualche incontro? come tanti buoni amici come Padre Riccardo, Ruggero, altri amici sono andati a Mondovecchio, hanno fatto una bellissima gita, sono rimasti così contenti, tutti sono rimasti contenti. Che adesso ci sono molti collaboratori, Pasquale Alessio, un certo cuore tenuto, Francesco Caretore, altri amici ci sono, altri nuovi collaboratori, che si devono a loro, che facciamo anche delle mostre d'arte. Cioè ora ci sono, insomma, diciamo che il Signore non ci fa mancare dei buoni collaboratori, ci sono sempre amici di buona volontà. Io faccio un po' quello che faccio, quello che riesco a fare, qualche modesto consiglio cerca di darlo a noi e di cercare di animare ancora qualche cosa per non spegnere quelle radici che sono state piantate tant'anni fa. Ultimamente nel centro è stata fatta una festa, che festa era? L'ultimamente, la festa, proprio l'ultimamente, Sì. è stata fatta la festa degli anziani e i giovani. Abbiamo fatto un bel cartellone, abbiamo detto il giorno con gli anziani e il futuro dell'avvenire sono i giovani, che dobbiamo camminare insieme,
per ricostruire un futuro migliore. Un futuro migliore. È rimasto ancora lì quel cartello. Allora noi rimaniamo così. La gente, per tutta la gente del quartiere, perché la festa dell'anziano che è stata fatta 20 anni fa, è stata fatta per sensibilizzare il quartiere, tutta la gente del quartiere. Prima non venivamo a spesa, perché ognuno che partecipava si faceva la pizza roce, si faceva una cosa, si faceva a pastiglia, e però c'era tanta roba. Adesso no, adesso i contributi ti devo lasciare insomma, l'organizzazione. E diciamo così, no? Non è che poi siamo un poco, dobbiamo farci un po' i conti in tasca. Allora rimaniamo con quella frase che voi avete detto, giovani e anziani per un futuro insieme. Migliore. Migliore. Grazie Don Nicola per questa testimonianza, questa bellissima testimonianza che ci avete fatto. Noi speriamo di incontrarvi ancora e sapere anche altre cose sul centro. Grazie. Ho fatto del mio meglio. Un po' ci abbiamo avuto tassato noi un 40.000 lire. Poi ci diedero questi contributi e Don Antonio il resto di debiti che tenevamo ha pagato tutti i debiti che abbiamo di questa sera. Diciamo che ci abbiamo fatto un po' tutto da noi a costo dei contributi che... Ma oggi a livello comunale arriva qualche fondo, no, arriva qualche contributo?